me sta guerra mi ha rotto proprio e palla, mi ha rotto. Ah, ciacola pure quanto te par. Ma caro mio, se no che sera il nostro duce, l'italiano col cavolo che il vedeva all'estero. Ma cosa ti vuol di più? Albania, Grecia, Francia, Africa e adesso ostrega anche la Russia, eh? Ma come, abbiamo fatto 10.000 chilometri per venire a veder grano. Ma lo sai che questo mo è tutta roba nostra. Bazzò, e che fai, contempli? Va che quanta grazia di Dio. Pensare che se viene a piovere va tutta puttana. E già alla fine di luglio, porca da miseria, ancora non hanno mietuto. Ma che te frega? Ma che il grano è tuo? Col grano e pane, sai. E me coglioni. Se io fossi il colonnello, ragazzi, farei fermare il treno. Esatto, quante tagliere come mai? E come tagli? O con le baionette, o con le mani, magari. Tutto quanto grano duro, ondo boia. Ah, e mo pure questo se mette a fare battaglia del grano. A rurale! Ma cosa vuoi fare? Il colcos? Sai, Gè, ma che è sto colcos? Colcos? Beh, sarebbe una cosa che non appartiene a nessuno. Tu, la vacca non è tua, metti tutto. La terra non è tua, metti tutto. E pure la moglie, sono tutto cornuto, si russa. Chiavaca. Fa tienda. Strunza. E richiuna. Ammazza. Ecco qui i baffi, mi pare in topone. Ma Giuseppe, dai, va prima che ritorna. Com'è che fa quest'inno dei comunisti? Mannaggia, non mi ricordo mai come comincia. Fa internazionale delle nì. Quando l'ho imparata, gli faccio una serenata. Che fai, oh? Ma che è svenuto? Oh, vedi che ganasse sto toscano. 20 giorni di viaggio, magna sempre. E sono due giorni che voi mi rompete i corbelli con codeste canzoni proibite. Signor colonnello. Ormai chi riferma più i tedeschi. Io sono convinto che per noi sarà una passeggiata fino a Mosca. Me lo auguro. Per quanto arriva a cose fatte non sia troppo onorevole. Non sarebbe mica la prima volta, se, che i russi si ritirano fino a Mosca e poi ci ripensano. Si ricorda Napoleone? Sì, lo so, signor colonnello. Ma secondo me, Hitler come genio militare è molto più grande di Napoleone. Mussolini sa benissimo che i tedeschi non hanno bisogno del nostro aiuto, ma fa la stessa cosa che fece Cavour con la guerra di Crimea. Essere presenti è questo che conta soprattutto. Beh, se faccio un bel giretto quel treno e poi mi riferisce, eh? Sì, signore. Ha sentito? Ti raccomandati, i figli di papà, tutti nello stato maggiore mi rimandano. Se credono di andare a fare la guerra come se va a Riccione. Fortuna che questo è simpatico. Uè, più il dossi, ragazzi! Cosa c'è? Il russo in attacco, ma non dei fregnacce! Portatevi il fucile! Vi faccia stare zitti, tenete! Via, via! Tornate sul freno, muoversi, via, via, via! Trovate i vostri posti! Signor colonnello! Yes. Ma si può sapere che succede? Ah, ecco da questo, chi è? Tu c'hai sempre bisogno di un invito personale, eh? Fila! Как поживаете, господин полковник итальянский, хорошо? Ah, già parli russo, eh? Sei proprio di piazza Navona, sai. Beh, tu caranciasse, no. Ma va a morire ammazzato, fila! Я итальянский. Итальянский. Capire?
Mussolini. Io, Mussolini. Io sono morto in un posto come questo. Chissà se ci sono ancora i girasoli dove sono morto io. Non so neanche com'è finita questa guerra. Se abbiamo vinto o abbiamo perso. Papà, non sarà poi vero che i morti ingrassano la terra meglio del concime? Io sarei proprio contento. Almeno è servito qualcosa. Che abbiamo fatto, non si vedeva mai la fine, e mai che si vedesse una collina come dalle nostre parti. Beh, ma dov'era il fronte? Al dischi i tedeschi vincono e vanno sempre avanti, e noi, beh, noi le andavamo dietro, non si arrivava mai. Ma tu che dici? Ci arrivavamo a vedere Mosca prima che finisse tu schifo di guerra, eh? A me, se mi danno un pezzo di terra come questa qua, io mi fermo e tanti saluti. Mo chi se ne fotte di Mosca? Nanno. Ma come cacchio farà il colonnello? Ha capito che parte bisogna? È tutto uguale. Ma noi, pare che il grano ha seminato il vento. Qua la semina si fa con l'aeroplano, non con il petto. Dico, ma tu ste cose russe, quando vai a imparare? Russia, dico, ma qua si può sapere che succede? Lo è barato, fesso. Tra poco viene a piovere. Piove? E che c'era bisogno di far tutta sta cacciata? Ecco fatto. Al sapeva. O poi è della miseria. L'avevo detto io che andava a finire tutta puttana. Su, forza, ragazzi! Poi lo aspettiamo, tutti a tagliare! Avanti! Signor colonnello, ma dove va quello là? Avete visto?
ma fa bene, fa bene. A Maggiolà ci sta la cappotta, almeno così se lavamo un po'. Ah. Venite, che qui ci sono gli attrezzi. Nonno, qui bisogna falciare, io sono di Persiceto. Io, contadino come voi, il grano. Che? Stanno a farsi l'ombrello invece di raccogliere tutta quella grazia di Dio che c'hanno. Ma cosa volete di più dal Padre Eterno? Hitler, Mussolini, Zapp, Zarappogno. Attenti che se tagliano il grano, i tedeschi o noi ce lo portiamo via. Oh, andiamo. Che pazzotti! Romagnò, che fai in palazzo, ne freschi? Ti è passata la voglia di falciare il grano? Dai, vieni a riporarti il rurale! Quella fu la prima, ma anche l'ultima volta che una ragazza russa mi fece un sorriso. No, sì, sarò stato un cretino, ma con tutto quel grano, chi si ricordava più di essere un soldato? Piacerebbe tanto sapere se qualcuno l'ha raccolto o se è finito a marcire. Urca, papà, che rinfrescata quel giorno di luglio 1941. Acido qua. Oh, a Romagnò. Ma qui non si asciuga mai. Sono 2 mesi che stanno appesi all'uva. Non mi pare di stare affrescati, mi pare. Cosa ne so io? Di uva non me ne intendo mica. Ma allora? Oh, e che rurale sei? Non sta ben zitto. Io non ero di Piazza Navona, come diceva il colonnello Sermonti, bensì di Campo dei Fiori. A Roma facevo lo stagnaro e mio padre era vetturino. Quel giorno che mi vide partire disse: «Sarvate, figlio, non fa che non mi torni più a casa, che se no t'ammazzo, sa». Stavo sotto da 4 anni. Manco mi avevano dato il tempo di sposarmi con Ginetta mia. Ma perché non mi rimannavano a Roma? Tanto in guerra, soldato più, soldato meno, siamo tutti militi ignoti. Per monumento ce l'avevo già. Amida! Dove il ponte, che c'è? La Russia! E c'è sempre la Russia! Fino all'Oceano Pacifico! Signor tenente, mi facesse sparare un colpo di fucile. Puttana d'oscecco, e sti russi che combattono solo coi tedeschi. E noi? Monnezza siamo! E se continuiamo così tutti i giorni a fare ricognizione, finisce che io mi scoddo pure come se carico una pallottola. Stai tranquillo che quando verrà il momento ti tornerà la memoria. Presto, sparpagliatevi! Sulla sinistra, tenetevi al coperto! Vedi come è sviluppato questo. Wie geht's, camarade? Oh, sprichst du Deutsch, eh? Un po' di tutto. Ich bin de Roma. Oh, Roma! Papa, il sole! Andi, portate questi. Boine. Ah, pesci per lavoro. Ecco. Oh, italiano, sempre musica, eh? Italiano, non buono fare guerra. Italiano, molto buonissimo per concertino. Mandola. Sì, è del nonno in cariola. Bravo. Ah, tu per me, musica. Io musica. Tu, sergente, come me. Io, camarada. Io, camarada. Io, musica. Oh, internazionale, eh? Yeah, yeah. Gut, gute Idee. Moment.
singen, die Internationale. Schnell, verstanden? Singen die Internationale. Не знаю. Singt ihr, Kerle? Не знаю. Schnell! Schnell! Проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой весь и готов. Весь мир насильем мы разрушим. Tenente, ma come gli fanno cantare l'internazionale? Basta! Io asci lascia! Vai da Hunde! Muchas gracias, soldado. Niente debolezza. Pane o mei. Pane o mei. Pane o mei. Pane o mei. Halt! Wollt ihr wieder anfangen? Pane o mei. Nimm sie weg. Was ist jetzt los? Pane o mei. Pane o mei. Sitzen bleiben, verdammte Kanaillen! Diesmal wird selbst geschossen! Nimm mir den Körper ab! Nimm mir den Scheiß, Kerl!
Voi due, da quella parte. Tu e tu, di là. Svelti! Voi altri, con me. Не теряй больше крови. Сними майку и завяжи ногу. Губить майку из-за какой-то капли крови? Какие пустяки! Черт подери, почему меня не взяли добровольцы? Подстрелили как птаху. По крайней мере, у меня был бы автомат. Откуда ты? Из деревни, которой уже нет. Ну, давай, давай. А как же тебе удалось спастись? Слава богу, у меня был велосипед. Я хотела добраться до фронта. А немцы поймали меня и отобрали велосипед. А часы я спасла. А у тебя есть велосипед? Нет, а что? А я не могу без велосипеда. Ты знаешь, если бы у нас сейчас был велосипед, мы бы с тобой удрали. Ты знаешь, если нас немцы опять поймают, они нас убьют. Они убили всех моих родных. Я осталась одна. А что ты думаешь делать, если нам удастся спастись? Я хочу пробраться к своим. Я тоже. Но теперь мне это трудно будет сделать. Я тебя не оставлю, я помогу. Идут. Сюда иди. Давай. In chiesa a me non l'avevo mai vista. Deve essere proprio vero che qui alle religioni non ci fanno più caso. Quest, am fatto una scivolè come a casa. Thank you.
arrivavi qui e radunavano la squadra. Gabrielli, Panzocchi, andava a chiesa. Beh, c'è nessuno qua. A noi ci pare di no. Ma questo è sangue. Un domovero che ti spara. Dove l'hai rubato quell'orologio? Riconsegnalo subito! На, бери, фашистская сволочь. Fedente, dammelo, su! Non c'era nessuno qua dentro, eh? Se lo dico al colonnello, al muro finite! Ma per questa volta non dirò niente. Su, scortatelo! E attento che è pericoloso. Cammina. Komm, gehen wir zum Zugzeug. Ma disgraziato, ma lo capisci in che situazione mi hai messo? A capocciate lo potevi ammazzare. Porti questo a Maggiore. Racconta un tedesco, poi. Il pane era mio, signor colonnello. Oh, il pane era mio, signor colonnello. Frescone, in galera potevi finire. Ma non lo sai che i tedeschi sono nostri alleati? Sì, signore. Signor sì! Signor sì, signor colonnello. Ma il pane era il mio. Non era né di Hitler, né manco di Mussolini. E nemmeno il vostro, signor colonnello. E siccome il pane era tuo, vero? Ma che c'hai in quella testaccia? Che c'hai? La crusca, la segatura, i sassi del paese tuo? Ma va a morire ammazzato, va a te e tutta Cerignola. Sì, hai avuto ragione a trattarmi così, signor colonnello. Allora però, tu m'ha da spiegare perché quel giorno... Sì, proprio quel giorno che il nostro reggimento si trovò davanti alle russe per la prima volta. Tu sei fatta una cosa. Che io avevo rischiato la prigione, ma te te potevano fucilare. Te lo ricordi, signor colonnello? Stavamo sul fiume Bug. L'esercito russo si era già ritirato, ma da lontano continuava a bombardarci con l'artiglieria. Si trattava di passare quel ponte. Ma quei pochi russi che erano rimasti a combattere contro di noi, pur che erano pochi, si addifendevano che parevano mille. Oh, non sarebbe passato. Ma tu tenevi la capa tosta, signor colonnello, e la volevi vincere per forza la battaglia del Bug. Io te so parlata una volta sola, signor colonnello. Non so nemmeno se sei uscito vivo o morto da questo inferno. Però ti volevo far sapere che mi sarebbe piaciuto assai essere amico tuo. Senza più grade. Senza più la guerra. Controlli lei. Oh, che fai tu qui? Torna con quelli della riserva. Chiama il maggiore e fallo venire su. Fessoni!
Avanti, ragazzi, avanti! Подожди, пусть подойдут ближе! Су, форца! Поддержим еще! Наш успеет это... Adosso come niente. Ma dove siamo? Oh, poveretto te! Ma che ti sei impazzito, reparate! Ma quello lì! Ma pensa a te, pensa, pensi! Vieni. Abbiamo molte perdite, signor colonnello. Facciamo ritirare i nostri uomini o chiediamo aiuto ai tedeschi. Ai tedeschi? Manco morto. Siamo arrivati fino al ponte e riusciremo a passare. Mandi all'attacco il battaglione delle camicie nere, subito. A noi! Svegliare i balilla. Forza, Fiori, che ce l'abbiamo fatta! Sei in Messico! Non te vinciate! Visto, maggiore? È facile farsi sfuggire una vittoria, basta un attimo di indecisione. Signor colonnello, guardi! I tedeschi vogliono soffiarci la vittoria. Faccia entrare in azione le mitragliatrici. Ma signor colonnello... Esegua l'ordine! Abbiamo assolutamente bisogno di quella fabbrica che sta in città. Dobbiamo arrivarci prima dei tedeschi. Ma sono nostri alleati, non possiamo spararci. Chiama il capitano della terza. Capitano, spari qualche raffica davanti ai tedeschi. È un ordine. Per bene, vediamo. Oh,
Forza ragazzi, che si va di là d'Arno! Stasera si mangia le mossacce! C'è un Servino, Armeno. Oddio, la scarpa! Ho perso la scarpa! Insomma, si può sapere, abbiamo vinto sì o no? Io non ho capito niente, arriveremo dall'altra parte e poi vedremo ciò. Fate occupare subito la fabbrica e disponete le sentinelle prima che arrivino i tedeschi. Sì, signore. Congratulazioni per battaglia. Però vostri mitraglieri niente buoni sparare. Quasi colpite noi. Tirano molto male. Sono stato io a dare ordine di sparare qualche raffica. I vostri motociclisti volevano rubarci la vittoria. E questo non è un comportamento corretto tra alleati. Forse è bene ricordare voi, colonnello, che tutte truppe straniere in Russia stare sotto alto comando tedesco. E se voi altra volta osate sparare su piedi germanici, io dare subito ordine a sparare su teste italiane. Verstanden? Tenente, voi con una pattuglia portatevi sul retro della fabbrica. Sì, sì. Presto. Oh, se io mi fermo, sa. E mica posso andare in giro a fare la guerra con una scarpa sola. Beh, e io cosa faccio? E tu vai avanti, hai da imparare. Tu sei una burba. Vai, vai, vai. Arogno, se trovi la scarpa, io sto qua, Socio, hanno già distribuito il rancio. Lancio, magari, ma non potevano farci mangiare un momentino prima di occupare la città. Vieni, su. Via, via, al coperto! Ma perché non si arrendono? Oramai hanno perso! Spara, spara! Serge, ma che ci faccio con sto cacafuoco? Chi sono furtenze? Spara, spara! L'avete visto? Ve lo dissi io di non disturbarli! Scappa, scappa! Dietro la giostra! Hanno fatto saltare la fabbrica. Beh, ma chi è stato? E chi vuoi che sia stato? I russi, no? Eccoli! Resista loro! Sono stati i tedeschi che l'hanno pigliato. Ordinare ai vostri soldati fucilazione questi banditi. Loro fatto saltare la fabbrica. Colonnello italiano, spiegato a me questa essere vostra vittoria. Voi occupata città. Miei soldati non possono togliere voi onore per questa fucilazione.
Signor Maggiore, posso preparare il plotone. Va bene. Maestraete i nomi a sorte. Signor sì. Tu e tu, venite avanti! Su, forza! Che cosa aspettate? Tu e tu! Venite con me a fare il sorteggio! Останьте девушку. Она не виновата. Мы первый раз ее видим. Не надо их уговаривать. Dice che ragazza nessuna colpa. E si vedere prima volta. Dice che voi non dovete fucilare ragazza. Prego, signor Maggiore. Cosa aspettate per eseguire ordine? I miei uomini hanno preso ragazza insieme a sabotatori. Perciò anche lei è criminale come tutti gli altri. Prego, nessuna galanteria italiana con donna. Andate. Allineati i prigionieri contro il muro. Будут стрелять в спину. Повернитесь лицом к стене. Ну. А вам что? Особое приглашение нужно, да? Уйди-ка! Я вас просил, повернитесь лицом к стене, это приказ. Toglietevi dai piedi e finiamola! Fucilate la ragazza! Fermo! Schlappschwänze, fahren Sie! Carissima moglie e carissimi figli, adesso anche noi abbiamo cominciato a fare la guerra sul serio. Eppure, oggi la Russia mi pareva la piana di Cerignolo. Quel pezzo di terra dietro la casa nostra, con tutti quei girasoli. Te lo ricordi il soldato Loris Bazzocchi? Quel romagnolo sembra allegro, come ti ho scritto tante volte. Che pareva che non teneva pensieri. Beh, bello e buono, dopo la battaglia se ne è andato dietro a una ragazza russa, in mezzo alla campagna.
chissà che ha combinato. Insomma, uffa a te che da quel giorno non ha tornato più indietro. Aspetta! Lo sai che forse in fondo sono un po' russo anche me. Al paese si dice che il nonno di mio nonno era nato da queste parti. E deve essere proprio vero. Товарищ! Товарищ!
non fu come dicevano, che tutta aveva finito all'estate, è venuta la neve, cara moglie, e ci tocchi il freddo e le gelate, mentre continuiamo a sparare. Insieme a me ci stanno sempre le stesse amici, Calò, il siciliano, il toscano, Colluti, e quelli di Roma, Gabriele, che mi ha messo il nome Topone. Cange nel paese, cange nel fiume, i nomi li so dire. Smetti! Kharkov, Dniepropetrovsk, Nikitova. Ma non so com'è che si scrive. Solo noi siamo sempre le stesse. E prima era novembre, e mo sa fate dicembre. Che noi soldati lo chiamiamo avvicendamento. E anche per questa volta la pelle di tuo marito si è salvata. C'è qualcuno da Roma? Ma insomma, c'è nessuno da Roma? Sono arrivati soldati nuovi che vanno a morire invece di noi. Era ora, lavativi! Permetto, signor colonnello. Colonnello, ci sono 100 uomini più e il rancio non basta. 100 uomini? Signor sì. E beh, gli dia un po' di scatolette, no? Oh, ma che, non vi fermate? No, no, ripartiamo subito. I negaste di qua, freschi, freschi da Verona per la marcia su Mosca. Siamo il direttissimo Verona-Cremlino. Ma se voi sapete chi è Perù? Oh, ma che, sta roba non fa più figli. Che c'hai contro la lupa? Sei di Roma? Certo, perché non si vede. Che quartiere? San Giovanni. Oh, l'ho sempre detto io, quelli di San Giovanni sono fregnoni. Ma come? Abbandoni Roma per venire in Russia. Ma sarai scemo. Senti, quant'è lei che ho mangiato la bistecca alla Fiorentina? Figurati, me ne ha fatto una la mia mamma prima di partire. Che la sembrava il campo di Marte, tanto l'era grande. Oh, no! Ma è tutto come da noi, in Sicilia. La femmina è seria e è travagliatura. E la terra è così grassa che la fa mangiare. Però dice che la terra qua non è chiude i pagioni. È vero? Sì, questa è l'unica differenza. Beh, da minchia. Te pare niente. Vengo di qui! Oh, tirate così forte! E dai, signorina! No, scemo, vi faccio tutto! Oh, ma basta, no! Basta! Coglioni! Che significa questo casino? Tornate ai vostri posti! Scattare! March! Ma chi sto qui? Pescatori baleni? Ti aspetta qui! Tu. Dico a te. All'ordine, signor Maggiore. Dov'è la mensa ufficiali? Dall'altra parte, signor Maggiore, dietro il capannone. Tenente Marcello Giuliani. Benvenuto, signor Maggiore, anche a nome del signor colonnello. Ferro Maria Ferri. Siedi. Venite dall'Italia? Già. Cosa si fa in Italia? Schivi. E continuerà a fare schifo finché noi fascisti della vecchia guardia non prenderemo in mano la situazione. È ora di farla finita con i burocrati. Imboscati buoni soltanto a toccargli teta le segretarie.
Quanto a me, preferisco cercare il mio destino sul campo di battaglia. Meglio 100 volte il fronte alle scartoffie. Ho combattuto in Africa, in Francia, in Spagna. Avete chiamato, signor maggiore? Pirl, vada via già! Fermo di te! Mi dispiace, giovanotto, ma qui c'è aria di 19, qui c'è puzza di disfattismo. State male, signor maggiore? Non è niente, sono i tendini recisi che ogni tanto mi danno delle fitte. Non sopportano questo clima dannato. Dove vi è successo? Spagna, 1937. Guadalajara. È stato uno spagnolo? Vuoi dire un bolscevico? Ci vorrebbe del cognac. Ne ho io, signor maggiore. Grazie. Adesso va meglio. Devo andare. Oggi stesso marceremo su Mosca. No. Quanti anni hai, giovanotto? 26. Troppi e pochissimi. Spetta ai giovani meritarsi la fortuna di vivere degnamente queste gloriose pagine di storia. Addio. Buona fortuna, signor maggiore. La guerra, mio caro, non è questione di fortuna, ma di volontà e di coraggio. O tutti quanti eroi, o tutti quanti accoppati. Ma la marcia su Mosca, come aveva detto quel soldato di Verona, andò a finire così. Andiamo su, cammina! Ci dà faccio, forse. Ma perché ti fermi adesso? Avanti, cammina. Lo aspetterete qui, ragazzi. Su, coraggio. Puzzolentissima guerra! Torniamo tutti a casa dalle mammuzze rosse bette e venere! Carogna, disfattista! Ti segno io essere un soldato, un italiano, un fascista! Sporco traditore! E voi che fateli, eh? Che cosa avete, guarda? Volete anche voi una ragione del Giappone? Branco di pecore, castrati, disertori mancati! Ci vuole ben altro per vincere una guerra! Vi farò vedere io! Quello che ci vuole! Prima coorte superar dita agli ordini, signor maggiore! Tutti presenti! Molto bene, andate! Saluta la voce! Mosca! Duce! Avanti! Riposo! Caricate i viveri! Scoppetta le righe! Presto! Ma non piange che c'era tutti le cose non andrà ma c'è un pensato che la dimandava. Ma che bisogno c'era di fare sto colpo di superardite? Dice che parteciperanno solo alle azioni più pericolose o quelle dalle quali non si torna più, eh? E perché non erano con noi in prima linea invece di fermarsi qua? Oh via, ci sanno pure da addestrare per essere super arditi, no? Con tutta da roba da mangiare? Fuori ragazzi, sono tutti votati alla morte. E è giusto, immagino bene gli ultimi giorni, eh? Cognac e cioccolato nel mio ufficio. Le sigarette invece tutte in fureria. Ma verificate se ci sono le tre stelle, quelle mi riguardano. Quei super arditi rimasero nelle retrovie a forgiare gli animi per le grandi gesta. E a noi ci mandarono a presidiare un centro minerario
a ridosso della prima linea. Non c'era un attimo di respiro. Ora il nemico non ci stava più soltanto di fronte. Poteva succedere di averlo anche alle spalle. O addirittura in mezzo a noi. Erano nati tra i russi i primi partigiani. Quello che accadde quella notte non potrò mai dimenticarlo. E qualche volta mi chiedo persino se io non l'abbia sognato. Sospendiamo le pattuglie di notte. Non voglio perdere uomini inutilmente. Raddoppiate le sentinelle e rafforzate i posti di guardia. Lei, maggiore, e lei, tenente, a turno. Ispezionate le postazioni e tenete la compagnia sanitaria sempre in allarme. Scusi, signor colonnello. Io sono qui solo da 3 giorni. Io sono un medico. E che c'entro con quest'allarme? Non potete andare a dormire, eh? Voglio una sezione di mitragliatrici sempre pronta e altre 2 di riserva. Potete andare. Dottore? Sì? Un momento. Agli ordini, signor colonnello. Conosce questa calligrafia? Eh? Ah, sì, se non mi sbaglio mi sembra che lei è papà. Già. Qui è arrivato qua in soli 3 giorni. E poi si va a vendere nella posta militare. Quando chi scrive a Santi in Paradiso anche la posta militare funziona. Che cosa vuole? Io sono figlio unico. Quello papà ha voluto pregarla di salvarmi la pelle, insomma. Ah. Vede, suo padre dovrebbe sapere che quando una granata arriva non rispetta i raccomandati anche se sono figli unici. E vabbè, ma oltre che i santi di mio padre, a me mi protegge pure San Gennaro. Avanti! Signor colonnello, qui da fuori ci stanno i partigiani. I partigiani? Quanti? Dove? Chiedo excusarme, signor colonel, si hablo cattivo italiano. Ma spero che usted entiende un poquito de español. Tenemos mucha urgente necesidad de ayuda vuestro. Soldati italiani ferirono nuestro comandante, grandissimo amico de mí. Ha successo in un momento che non podía defendersi. Scendeva a tierra con paracadute. E un proiettile lo ha colpito a fermo. Saltato. Ma io te conosco. Eh? Tu eri a Guadalajara. O alla difesa di Madrid. Io? Ma che scemo. Beh, ha qualche informazione importante da darci? Sì, dico, perché sei nato prigioniero? Io? Prigioniero? Tengo la fisionomia del traditore. Usted si sta equivocando, signor. Io chiedo solamente un medico chirurgo che può operare mio amico se non si muore. Mia decisione di indirizzarmi a usted perché convinto che italiano brava gente. Se lei pensa che tra i miei compiti ci sia anche quello di aiutare i ribelli, si sbaglia. Usted non mi intiende bien. Io voglio salvare mio amico. E resto qui come ostaggio. Se vostro medico non torna, usted sta autorizzato a impiccarmi. Chiedo molto scusarmi per il disturbo. Tenente. Oi, logo. Dice a me? Sì, a lei. Comandi, signor colonnello. Cosa ne pensa lei? Ma di che cosa? Sa benissimo a che cosa mi riferisco. Alla scuola ufficiali mi hanno detto che sotto le armi uno non deve mai pensare. E poi a me che sta gente non me ne manco presentata.
Io non vorrei dare consigli, signor colonnello, ma non dobbiamo dimenticare che questi partigiani sono dei ribelli, dei fuorilegge. Giustissimo. A norma di regolamento militare, un partigiano può venire solamente impiccato, non c'è dubbio. Quindi, siccome questa è un'operazione che a me non mi riguarda, posso andare a dormire? E va bene, se ne vada, ma lasci stare il regolamento. Lei dovrebbe sapere che un medico, prima di essere un ufficiale, è un medico. Eh no, signor colonnello, non mi fraintenda, la prego. Anche se sono un raccomandato, io non sono un vigliacco e glielo dimostrerò. Dottore, guardi che il suo alloggio è dall'altra parte. Ah sì, ci ho ripensato. Faccio prima una passeggiata nel bosco, vado a cercare funghi. Mo chi mi ha pigliato la borsa? Tu, vamo a prendere la borsa dei ferri, va? Sì, sì. Guardi, tenente, che posso darle soltanto 2 ore di tempo. No, mi servirà come minimo fino all'alba, signor colonnello. Ma se all'alba il tenente non sarà tornato, la farò impiccare. Bueno, d'accordo, signor. Posso chiederle che cos'è che l'ha fatta decidere? È quella che volesse sapere pure io, caro colonnello. Signor tenente, ecco i ferri. Muda, vai, ti ripeto. Guardi che suo padre nella lettera mi prega di usarla con prudenza. Colonnello, lei deve stare tranquillo. Sarò prudentissimo. Io mi sto morendo la paura. Beh. Voi, portate quell'uomo al coperto e fategli buona guardia. Signor sì, signor colonnello. Andiamo. Sono pariacchi. E mo questo che c'entrano? Ma non bastavate voi due? Ashley. Ah, qua c'è sta pure la carrozzella con Montevergine, noi. Ma sta sia malatore. Ehi, salute bene, Tavaric. No, guarda, ne tirati prima. Vai. Он должен вернуться на рассвете! Dio buono, che si sta qui tutta la notte a fare la veglia sto coso? Oh, assomiglia tutto a me zio che fa per curare una provincia d'Agrigento. Ah sì? E bei parenti che c'hai. Si non le molesta, chiedo sentarmi. Molto lunga sera la noce. Chi è? Figurati se non arrivava il topone. Un giorno voi mi avete offerto un pochino di pane. Sì, quando stavate in mezzo a tutti quei prigionieri. È un peccato che dobbiamo incontrarsi sempre così, come nemici. Che ci vuoi fare? A dopo, andiamo, vieni a sedere qua. Dico, ma che è sta confidenza? Famosi una suonata, va. Quel mazzolino di fiori. Ma vattene a piangere. Che vien dalla montagna. E vado anche. Ma questo è italiano russo. Uomo di mondo, eh. Nella guerra rivoluzionaria di Spagna. Io ero molto amico de los compañeros combatientes italianos. Compañeros italianos valorosos muchachos, grandes terminadores de fascisti y anche todos grandes jugadores de cartas. Quello de Firenze, ¿cómo se llamaba? Ah, Francisco Serena y Andrea Vancini, anche de Firenze. Tutti siempre insieme invincibles. Oh, senti, ma allora anch'io sono di Firenze. Oh, bravo! Oh, cimpriatina, soldato! Però a carte non so giocare. E poi tipografo, a via di corno. Io sono di Cerignola e faccio il muratore. Muccio gusto. Catanese, braccianti e nulla tenente. E figurati se non andava a finire tutto a terra luce e vino. Gabrielli, stagnaro di Roma. Capo de mundo. Thank you.
amica, chiane chiane, conge conge, eh? Qua il sedile è tosto, sennò sono dolce o culo. Io non per offendere a voi, a casa mia sono abitato a materazzi e piume. Crei. Guardi, mi si va. Ti piacciono, eh? Sono pure ordinanze. Sono belle, eh? Uè, carasciò, eh? Carasciò. Carasciò, carasciò. Mio padre tiene i soldi. A Napoli mi sanno tutti. Modestamente io avrei potuto vivere di rendita, ma ho voluto fare il medico perché presenta molti vantaggi questa arte di Esculapio. Garibaldi. Ma qua Garibaldi? Io ho detto Esculapio, Garibaldi è morto, mo ci sto io. Uè, Tavarici, dimmi la verità, se io non fossi medico, tu come facessi a me? Ah, così, eh? Sì, sì, io sarò un capitalista. Però sono furbo, caro Tavarici mio. Io, facendo il medico, io fotto a tutto quanto. Fotti tedesco, fotti fascista, fotti russo. Perché hai capito, i medici sono sempre rispettati da tutti. Come privati, eh? Beh, almeno al paese mio. Quattro volte, vai. E che remo? Niente, Volga, Volga. Ah, ci sei fiume. Volga, Volga. Ho fatto la carrozza a Parchetella. Mo ci volesse una bella vaglione, ci volesse. Lo chi? Attorno a mo ci sto pagando. Ah, va da acqua. Oh. E vuoi che mi sporchi gli stivali? A che servizi? Beh, se perdete la guerra ti faccio lavorare nell'azienda di mio padre, hai capito? Ui, mi pare di essere un bebè. A все-таки я тебе еще раз говорю, он очень молодой. А послушай, сапоги эти должны быть завтра здесь, на рассвете. Понял? Perché lo avete mandato, signor colonnello? Se se la cava, mi ringrazierà. Deve capire che la guerra è una cosa seria. Anche per i figli di papà, come lui e come lei, tenente. Sì, certo, signor colonnello. Ma se non dovesse ritornare? Questa gente è nostra nemica, ma quel partigiano ha una faccia leale. E senza un po' di fiducia non si vive, tenente, né in pace né in guerra. Qui, Tavarici, guarda, quasi fa tardi, eh? Io all'alba tornerò indietro, poi so affari vostri. Facite ambressa, sbrigatevi, remare. Remate forte, eh? Ehi, forte, chi se so peggio di Napolità? Ehi, Tavarici, all'animi ripeto, Catino. Ehi, piedi grossi, russo bolshoi. Oh, complimenti a te e a mamma. Io ne conosco un altro solamente che tiene i piedi così. È un mio amico e si chiama Pietro Schettini. Sta a Napoli, Santa Lucia, Chiatamone, 23, interno 6. A quest'ora il mio amico Pietro sta con le femmine, con belle femmine, bionde, brune, sa, spassa, balla, fa il sezzo. Perché Pietro è un Casanova, un Don Giovanni, un figlio androcchi, capito? Come a me. Però, ehi, Schettina sta a casa e io sto qua, perché io sono fessi, capito? Ride, ride. Senta, dimmi una cosa, belli Pietro, tu sei comunista? Da. Da. E allora tu non credi in Dio? E quando bestemmi, tu con chi te la prendi? Ah, siamo arrivati. No, state comodo, io me ne fotto in barca. Figuratevi, so canottino in un cerchio di musillo. Finalmente, in questo viaggio non per offendere a voi, ma mi stai venendo proprio pallone. Da svitani a tutti! Ma che stai facendo? Come ti permette? Che sei asciuto pezzo? Il buio mi fa impressione fin da quando ero un bebè. Voglio la luce. Voglio la luce. Che fai di maio? Ma che gli fai di maio? Io però me ne strafotto. No, amico, no. Se tu insisti a inchiappa me ne torna a casa. A casa, o così o niente. Подожди, подожди. No, comparello mio, questi sono mezzi sleali. Questo non si fa. Qui, lo sai che tu sei proprio una bella ciaciuna. Senti, se capiti a Napoli, abiti in via Partenope 263, terzo piano, interno 8. Хорошо. Allora ti aspetta, eh? Comunque telefono prima di venire, potrei non essere in casa. Senta, Ciaciù, ma te non ti potevano convocare prima? Ah, senta a dure cucina. Voi state cucinando?
No, grazie per l'invito, sono proprio gentili. Però non mi posso fermare, tengo fretta. Casomai mi fate una supponda in mezzo al pane. Senta, poi tu quando vieni a Napoli ti faccio mangiare io, come si dice, io conosco il chef, lo ciclo alla stampa. Però mi fanno piacere, te lo asso capil. Ah, ci possiamo guardare in faccia, mo? Ah, grazie assai assai, Qui ti posso dire la verità, dopo tanto buio sei ancora più ciaciuna. Scarie, prosciu va scarie. No, piano, 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 io il russo non lo capisco, è chiaro? Habet, inizio, gangrena. Gangrena? Da. Lascio. Spassiva. Prego. Oh, grazie. Oh, spassiva. Prego, prego. Che? Magnana voi contro noi, noi contro voi. Ruskaya vodka, quieres beber con me? Belli, carini, bei soldati che c'ho. Ma che è Natale? Stava a fare il presepio? È questo il modo di sorvegliare un ostaggio? Mettetevi a posto, avanti. Sì, sì. Signor colonnello, nostra vodka russa a voi piace? Io voglio proporre un brindisi si bere con usted a quel maraviglioso giorno che non saremo più obbligati a sparare unos a otros. Claro che quel giorno viendrà quando mia patria sarà libera da tutti, tedeschi e anche degli italiani. Io chiedo perdon per mia sincerità, però la situazione sta così. Il bicchiere, via il bicchiere. Ecco. Beh. A sua salute. Signor colonnello, quando uno è stato tutta la notte con un tipo come questo, e dico, se domani incontra, e come fa a sparare? Ah no, se per casualità domani io ti incontro, ti sparo subito. Sentito? Così se domani lo incontri te dai una regolata. Dammi la grappa, va. Sì, sì. Beviamo alla guarigione del vostro amico ferito. Tra un'ora è l'alba. Se il nostro medico non sarà tornato, lei sa quali sono i nostri patti. La fine di Pulcinella! Fatemi scendere! Io sono un signore! Un signore, ho detto! Sacca mio, давай быстрее! А ну пошли! Быстрей, быстрей! Si fa giorno. Ehi! Tavarich, devi sbrigarti, sai. Devi correre, perché se tardiamo il tuo amico lo impiccano. Quelli al campo stanno aspettando noi, capisci? Lo impiccano! Не понимаю, дорогой мой. Не понимаю. Uno ormai sono riuscito a salvarlo. Vorrei che si salvasse anche l'altro. Ci terrei veramente. Ma ce la faremo. Io quando metto una cosa in capo ci riesco sempre. Senti, Tavarich. Sono stanco morto. Quando arriviamo giù al campo, digli che non mi sveglino. M'hanno portato in braccia, zitta, zitta, doce, doce, dentro la mia branda. Partisan!
an Straßen und aufschwärmen. Aspettiamo ancora. Ma perché non lo rimandano? È incredibile. Quella è gente che tiene duro fino in fondo, signor colonnello. Può darsi che un medico gli sia utile più di un combattente. Non ci credo! Signor colonnello, è tutto pronto. Solo 3 giorni. Lo ritrovammo a 2 chilometri dal campo. Ma era già troppo tardi. Era l'alba del 12 aprile 1942, quando venne impiccato. Qualcuno ci disse che si chiamava Alexander Sergeevich. E forse oggi siamo rimasti in pochi a sapere che siano mai esistiti lui e il tenente medico Mario Salvioni. Quasi arrivati. Domani tutta vita. Mi sveglio a mezzogiorno e tu mi porti il caffè a letto. Poi, oh, tutti al casino, eh? Dove? Col pensiero, no? Ma tu che dici? Ora ne lascio un mese tranquillo senza combattere. E pensa così. A morire sempre tempo c'è. Ferma. Vieni qua, carogna. Un tumminca anch'io con questa faccia da San Pietro. Indo sono partigiani, eh? Giampucci. Fermati, ladro! Lascia stare quella roba! Moglie, vedi che fai? Vieni, è tipo una carezzina. Vieni, vieni. Fammele toccare un pochino, vieni. Prendi, prendi. Non ce la facciamo scappare, ragazzi. Mamma. Ecco, ha schiappato. Hai che belle cose che sono piangatine le neve. Buona catiusa, non ti facciamo niente di male. Bella. Mamma, le assuite. Mamma. Amore. Che becche ne stai cattata, ti è? Scappa, scappa, è un russo gelato! Ma chi da morto? Sono indignato. Protesto per i provvedimenti che avete preso arbitrariamente contro i miei superarditi. Dovrebbe chiamarli supervigliacchi. Oh, è così, vero? Anzitutto vi invito formalmente a darmi del voi. E in secondo luogo... E in secondo luogo faccia silenzio. Ma vi rendete conto con chi state parlando? Lo so anche troppo. Lei ha inventato il corpo dei superarditi soltanto per imboscarsi e per rapinare la popolazione civile. Io
Come italiano mi vergogno per lei. Ma adesso basta con questa commedia. Vedremo cosa diranno a Roma dei vostri nobili sentimenti di disfattista. Invierò un rapporto dettagliato e lo farò sapere in alto. Molto in alto lo farò sapere. Maggiore, si consideri agli arresti e si prepari a rispondere dei suoi atti davanti al tribunale. Se non fosse un mutilato di guerra, giuro che la piglierei a schiaffi. Che bolscevichi ci aspettano! Ok, il colonnello lo sapeva che i fascisti hanno sempre ragione. Beh, almeno se le va una soddisfazione. Sì, bella soddisfazione, quei delinquenti. Come si chiamano? Super arditi. Quelli si evitano a fare i loro comodi. E a noi per punizione ci risbattono un'altra volta in prima linea. Ah, con Lodi, ma che volevi, andar male, eh? Dicembre 1942. Vorrei proprio sapere dove è finito quel maggiore mutilato dei superarditi. Noi invece, noi siamo sempre fermi in posizione difensiva sulla riva destra del Don. Da quanti mesi? Se non fosse per questo mio diario, certamente avrei perduto il conto del tempo. Non c'è niente di nuovo? Niente, signor Maggiore. Cantano. Ogni giorno è uguale all'altro. E sembra che non succeda mai niente. È evidente, invece, che i russi preparano una grande offensiva. Tutti mi chiedono come andrà a finire. E io, che cosa devo rispondere? È inutile mentire ai soldati. Essi capiscono e sentono anche prima di noi ufficiali. Allegre, ragazze! Ho portato un po' di vino. Ma presto a cucirmi il cappotto che fa freddo. Ma che fai? Te mangi il filo. Un po' congelate, eh? Mi pare in serce Roma, va. Oh. Pensa il mio nonno di questi tempi, in bottiglia e Chianti, di quello vero. Hai capito? Chianti mio, come tu sei lontano. C'è gente ammaffetata. Che c'è? Ma che schifo è questo? Ora ora ci va. Dopo un anno. Dici che a me nonno motto è. Beh? E beh, da madre santissima, ci dicesse il superiore della censura che fanno c'è da dare lettere. Posso chiangere mio nonno dopo un anno che è motto? E chi ti dice a chiangere? Sergi, che costo freddo. Pronto, centralino, ma che fai? È caduta la linea, stavo parlando col generale. Ecco la linea, scusate, signor colonnello. Dica, dica, chi ascolto? Dicevo, signor generale, che questo non è più un fronte, è un gioco di birilli. Abbiamo un soldato ogni 7 metri da quando i tedeschi hanno ritirato le loro divisioni. E se i russi si muovono sul serio, saremo spazzati via in poche ore. Lei non parla da soldato, colonnello. Forse, signor generale. Ma parlo da persona responsabile. Resistere su queste posizioni senza una seconda linea è pura follia. Inoltre, se non arriva il carburante promesso dai tedeschi, ogni ripiegamento ordinato sarà impossibile. Colonnello, nessuno le ha chiesto una lezione di strategia. Io ho 1000 uomini sulle mie spalle, signor generale. E allora si ricordi che Garibaldi con 1000 uomini ha conquistato mezza Italia. Garibaldi. I tedeschi stanno aperti. Hai sentito che succede a Stalingrado? Beh, finché se menano fra di loro vuol dire che a noi ce l'hanno in pace. Già. Ma Stalingrado sta vicino. Se i russi sfondano. Oh, Giuseppe, a sto mondo ci stanno pure le ritirate, sa. Ho bello capito. A te i semi di girasole un ti sconfinferano punto. Ah, ma tu c'hai lo stomaco disabitato, figlio mio. Questi a Roma li dama i pappagalli. Pia, va, che a me già mi stanno a spuntare la luce. Aspetta che sta vicino, spara! Guarda io, ragazzo, voglio! Chiudisco, su! Si
te potessi di quanto mi piace, tirati niente te vierebbe in colpo. Dai, no! Li mortacci tua e fermali. E sparategli davanti. Ah, mammina gobba! E ti chiamo Paolo! Dialetto e no, telefono. E ora come ci va a pigliarla? E se la mangeranno i pesci a primavera. Oh, che gli è un sovietico quello? Mo se lo frego lui. Oggi, se qualcuno l'ha a pigliare, la piglio io. Vai, Firenze! Fagli vedere che gli fa l'Italia! Ma che ci fai col fucile? Buttalo! Non perde tempo, forza! Forza! Dai, dai, va fino in fondo! Ma che si fa, l'amore? Dai, che Russia te frega! Dai, stasera ce la facciamo a salvi! Dai, Luca! Forza, Firenze! Forza! Chi ha sparato? Sto figlio della mignota! Quello che stavamo aspettando da tanti giorni divenne un'atroce realtà. I tedeschi, annientati a Stalingrado, avevano dovuto abbandonarci al nostro tragico destino. Nessun esercito, nelle nostre condizioni, avrebbe potuto resistere all'urto travolgente dei russi. Aspetta, fucile. Non è ancora scaldato te! Aspetta! Ma quanti sono? Signor Colombello, che facciamo? Resistere finché è possibile. Guardi!
In salvo gli uomini e faccia come le ho detto. Se riesce a passare, lanci tre razzi, io vi raggiungerò. Ma, signor colonnello... Ha sentito? Presto! Grazie della fiducia, signor colonnello. Vada, non perda tempo! Avanti! Dirigiamoci verso il bosco! Forza, Roma. Che hai munizioni, seguita sempre a sparare. Dobbiamo dar tempo agli altri di passare. Non dubitasse, signor colonnello. Signor tenente, cosa c'è? Signor tenente, quel soldato pugliese, amico mio, se lo ricorda, Sanna Giuseppe. Sì. Non si è più visto. È sparito dal giorno che i russi ci hanno attaccato sul Don. Cammina. Preoccupiamoci dei vivi adesso, non dei morti. Avanti. Mamma! Aiutatemi! Non ci vedo più! Chi c'ha le munizioni? Aiutatemi! Chi c'ha le munizioni? Vieni! Si va più avanti! No, no, non si disturba, signor colonnello. Non ci facesse caso. È cosa da niente. Perché si vuole sporcare un fazzoletto? Sono passati. Ce la facciamo pure noi, signor colonnello. Dai, dai, Turitto, dai. Maggiore, sono passati. Maggiore. Sempre in tozza bene. Presto, andiamo. Via! Signor colonnello, ma voi non venite? Signor colonnello! Ma che volete fare, ammonito? Solo un momento.
Sono tanti. Sì, signor colonnello. Tu pensi che sono morti per colpa mia? No, no, signor colonnello. Pagine vuote da quel giorno nel mio diario. Per me cominciò il nulla della prigionia e i miei soldati. Quanto tempo sarebbe passato prima che potessi sapere la sorte toccata ai pochi superstiti del mio reggimento. Per loro il peggio non era ancora venuto. Io dico che bisogna tornare indietro a cercarli. Ci vai tu, ma da solo. Con la burrasca che c'è stata stanotte, manco mi ricordo da che parte siamo venuti. E va bene. Ci vado da solo. Ci vado da solo! Va! Signor tenente, credete, io ho esperienza. Chillano pazzo, non capisce niente. Ma pure i tedeschi si ritirano. Qua se perdiamo il contatto con la colonna, noi siamo tutti morti. Gabrielli! Gabrielli! Torna indietro! Coraggi, Induma! Accogliete gli zaini e mettetevi in ordine per tre. Una cosa sola, mi raccomando. Non gettate le armi per nessuna ragione. E tenetevi uniti. Avete capito? Su, andiamo! Prendete i zaini! Scusate, signor tenente. Oh, Sicilia, svegliati! Prendo quel ferito a te! Andiamo, coraggio! Valengo, mi hai fatto sprecare una pallottola. Ma che gli sarà successo al colonnello? Andiamo! Era di Roma, capito? Ma dico, non lo potevamo aspettare, no? Siamo morti per strada! Aspettate un momento! Io sono un Giappans! Io sono un Giappans! Camerati tedeschi, fatemi salire! C'è tanto posto! Signor tenente, che ve la pigliate male se vi domando una cosa? Ma quanti chilometri ci saranno di qui fino a Perugia? Ce li dobbiamo fare tutti a piedi. Oh, ma quello è Sara, è il soldato pugliese! Avanti, avanti, non mi fermare, proprio qui! Oh, ti fai sempre più piccolo tu, Cocchino, che tieni nascosto nella neve? Ciao, Sara! Arrivederti.
Bravo, Sammy. Grazie, signor Tenente. Figlio della... ciao. Ciao. Hai visto i tedeschi? Pure nei ritirati. Loro sempre a benzina e noi, sempre a fiato, Fammi pecciare. Quindi dal solito sta vagando spaccato. Pure le donne ci hanno, sti buccioni. Te volevo dire. Ma lo sai che mi credevo? Che già ti avevano fatto mille d'ignoto! Sì, ecco, no, 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 ancora non è finita. Difendiamoci! Piazziamo la mitragliatrice! Oh, ma che fai? Ma vuoi venire per forza? E butta da terra, su! Ma chicche! Ma chicche! Dove stanno? Dove stanno? Prego, vedere una donna. Prego, vedere. Andate piano. Andate piano. Siamo su, cammino, che sta facendo? Su. Aspettate! Aspettate! Non ce la faccio più! Terzo plotone! C'è qualcuno del terzo plotone! Tenente Battistini, dove siete? Siamo soldati come voi, no? Per le posto, no. Yeah. Questo non cambia per italiani! Per italiani! Compagna un canker! Altro che alleati, delinquenti! Dove sarà finito il tenente? Non lo ritroveremo più. Aspetta, Giuseppe. Fermiamoci un po'. E rispondi, parla. E io mica sono stanco, ma ho voglia di parlare. Ah, oh, e io sono stato campione di marcia, hai capito? E me ne frego mille come te. Ma dove andiamo così? Perché non ti vuoi fermare un momento? Guarda. Oh, sigarette, danke schön. Fumate, fumate, pigliate. Danke schön, danke schön. E tanto andò a... ad aschiattà pure lui. Voglio morire. Sto ruffiano. Voglio morire. Soldati e ufficiali, siete circondati da preponderanti forze sovietiche. Resistere non ha senso e può portare solo a un inutile spargimento di sangue. Il comando dell'esercito rosso vi invita a gettare le armi e a darvi prigionieri. A tutti quelli che si saranno prigionieri. Ma che c'hai nella capoccia? E il ritorno a casa dopo la fine della guerra. Ma sei impazzito! Non capisci che se tu talenti a casa tua non ci torni più! E vattene al tuo posto! Sentiamo! No, silence! Scherposo, calogia le spalle! Ora ne mezzo a Dio! Quarto plotone, con me! Ragazzi, anche a costo della pelle, non la spunteranno! Viva il Duce! Preparati le bombe a mano! Lasciamo gli altri! Sì, sì, sì. Vieni qua, ragazzi! Restiamo tutti uniti! Dovevo combattere, come capisci, non qua in nevassa tutti! Monti la sua mitraglia, se apposteremo sull'altura!
avanti, forza fiori! Pablo! Por aquí! Che aquí hay un buen fuego! A Giuseppe, c'è la stufa che è rimasta in piedi. Presto, prima che ci affrighino. Amor Dios, calentémonos un poco. Maldita guerra. Por fin. Hombre, hombre, con este fuego parece estar en Sevilla en pleno julio. Es verdad. Risparmia. Ma come ti avevo detto di risparmiare? A Giuseppe, tu che dici? Ci arriveremo in Italia così? Lo sai che oggi è Natale. È la settimana che faccio i conti. Natale è domani. Natale fue ayer. Bendita sea la Virgen de la Macarena. Mannaggia a Spagna. Sì, era domani. Me volevo fare una magnata da bacchio col pensiero. Vamos, muchachos, a cubrirte, compiendo de nuevo el fuego. Adobo, stanno vicino, non ti perdi. E qui con tutte ste barbe e sti baffi non ci capisco più niente. E poi non te li trovo più. Aspettate. Fammi salire. Non c'ho posto. Fammi salire. Non c'ho posto. Aspettatemi. Fatemi salire. Aspetta. Annaccia, sto cavallo è diventato duro come una pietra. E che ti importa? Poi manco mangiamo qualcosa, no? Dammi una mano, per carità. Aiutami a salire. Fermati, la ammazzi così. Se mi fermo è finita. Fermatemi. Dammi una mano, camerata. Dammi una mano. Su, fermatemi. 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 Siamo tutti italiani. Fermatemi. Figlio Spirito Santo, chiama Ave Maria, grazia della Madonna, stai con benedetta tua moglie e benedetto sarà tuo sangue. Guardami a faccia, ferma! Ave Maria, grazia della Madonna, stai con benedetta. Ferma! Ferma! Quando sarai a piedi! Faccio! Tu sei spagnolo, ti capisci più contigo! Con la misma causa, arriva a Spagna! Assassino! Assassino! Se benedetto sfrutti... Non muovi come noi! Fermate! Fermate, schifoso assassino! Non posso! Voglio tornare a casa! Ferma! Ferma! Lei la disgraziata! Ma quello lo conosco! Sì, è il comandante dei super arditi! Scappi pure tu adesso! Tu hai scannato! Tu e tutti i super arditi! Maledetti imboscato! Porco! Dove scappi? Il broglione! Cosa? Ma è possibile che non si trova un buco da dormire. Ma io mi se vi hanno tutto loro sti cornuti dei tedeschi. Io
Mi metterei a dormire su sto fuoco. Hai visto? Questa era un'isbera. E c'è rimasto solo il pavimento. Ma dico, sti russi, almeno le case loro se le potrebbero pure risparmiare. No, non ti pare. Sto paraculo, a chiuso il buttere, che sotto c'è la cantina, via. Fermo, siamo italiani, italiani. Mi sa che deve essere un disertore. Perché disertore? Beh, come chiami uno che si infratta? Non lo so. Ma non mi piace questa parola. È che uno se la squaglia solo per salvarsi la pelle. No. Aspetta. Non fa vedere che c'è roba. Può essere che ci dà qualcosa del suo. È meglio risparmiare, no? Metti via. Wilson! La battaglia si avvicina. Ma che fa questo, piscia? Au. Quando i tedeschi pisciano, vuol dire che non c'è pericolo. Ma José, c'ho un'idea. Ma non mi hai fatto mai parlare. Se mi dai retta, sono sicuro che se salviamo. Pitte! Eh? Oddio, e mo che può questo? Pitte, sir! Pitte! Te l'avevo detto io, no? Dankeschön! Pitte? Ma se forse. Und bitte schön. Ridanke schön. Allora mi stai a sentire? So tre giorni che ci penso. I russi martellano sul grosso, tirano sul branco. E noi vogliamo stare sempre in mezzo alle pecore. Ma perché non se ne andiamo da soli? In due saremo sempre un bersaglio più piccolo che quello dei 10.000. Ma chi ci vede? Chi si impiccia? Ma te pare che i russi sprecano una catiuscia per due stronzi come noi, eh? Oh, vedi, c'ha pure i cetriolini questo. Cetriolino? Bitte? Da mangiare e da dormire lo trovi sempre. Basta che te infili nelle isbe dove ci sono le vecchiette che ancora si fanno il segno della croce. Allora che dici? Ci stai? Già. E poi quando sei arrivata, ti lavano, ti fanno la barba, ti vestono e ti mandano un'altra volta al fronte a conquistare la Russia. No. Pure io ci so pensata. E non so tre giorni come a te. Ma prima ancora di passare il confine da sto paese. Pure tu mi hai visto. Ho combattuto, ho ucciso come tanti altri. Ma sempre dentro al cuore mi sentivo di morire. Mo basta però. Non me la sento di continuare ad uccidere tanti cristiani che non t'hanno fatto niente. Ma... E allora... Come vuoi fare? Come farà lui. E come forse faranno tanti altri. Io rimango qui, fino a quando non vengono i russi. E se vuoi un consiglio, fai pure tu come a me. Io? Io prigioniero?
Ma non mi fa ridere, José. Ma allora perché mio padre mi ha messo nome libero? No. No. Io voglio essere libero di nome e di fatto. Tu fa come ti pare. Peggio per te se non vieni. Mica c'ho paura di andare da solo, sa. A me basta fare una bella dormita e divento un leone. Speriamo che la fortuna ci aiuti a tutte e due. Io non ti ho mai detto niente per rispettare un amico. Ma è da mo' che l'avevo capito la politica che c'hai nella testa. E continuò a parlare. A parlare. Dormiva e parlava. Ma tutto quello che diceva non ci credeva neanche lui. La battaglia intanto si avvicinava sempre più. Meglio per lui che non sentiva niente. Fai presto, se vuoi tagliare la corda. Prima che arrivino le russe. Senti. Se te la scampi, porta questa alla famiglia mia. Va bene. Tanto, da Roma a Cerignol che ci vuole. E poi ti vedi in un bel paese. Il fucile lo vuoi? Certo. No. La roba da mangiare ti natile tu. Tanto mo' io che me ne faccio. Bussola. Ma che fa? Bussola. Ti vuol dare questa roba che ti può servire. Vedi questo? Ciao. E un'altra volta pensateci meglio, prima di fare un'altra guerra. Tieni, questa mi pesa. Beh. Buona fortuna. Libero Gabrielli, soldato di Roma. Dove ti avrà portato la strada che hai pigliato quel giorno? Chi lo sa se ci incontreremo un'altra volta. Bisogna stare 2 anni di guerra insieme per capire che dolore si sente quando si perde un amico. Era bravo e tenevo cuore e coraggio. Chiudi tanti che pigliano le medaglie. Io spero soltanto che sia salvato. Thank you.
Se questo è il nord, casa mia sta a sud. Mo la frego io la Russia. Mozzichi pure, mozzichi. Te posso ammazzate. Ma che sei matta? Perché te piagni? Ah, Katiuscia. Prima mi meni e poi piagni. Не Катюша. Соня. E che ne so io? Qui vi chiamate tutte Katiusce. Ma come? Hai rimediato un bel carro armato e piagni pure. Italianski? Da italianski, disgraziato come te. Si ero ruschi eri belle fregate, a saperte che ho capito tutto. Prima fai la zozza con i tedeschi, mo c'hai paura che i paesani tua. Bevi. Italianoschi vodka, bevi. Tanto che vuoi. Io sono anarchico, per me va bene tutto. Oh, è pieno, calma. E qui mica sta a mandare, sa. Ridi, ridi. Beata te che ti va a ridere. Завтра. Пойдем вместе. Domani. E come no? Conosci i posti? Ti snai da roga? Знаю, знаю, я тебя проведу, пойдем. Будет метель, не забывай меня. А кит ты лаща? Se fatta notte, c'hai sonno? Dormire, dormire. Ma io mi piazzo qua, tu fa come ti pare. Oh, e come ti metti? C'è una stanchezza, figlia mia. Sono 1460 giorni di guerra. Снег идет. Stai qui. Fammi caldo. Oh, brava. Che pace. Non mi pare vero. Я молодая. Я совсем еще не жила. Все было ошибкой. Но я не хочу умирать. Ну, сай.
lo sai che è Roma. Rim. Roma. Casa mia. È letto mio. Io ci sono sempre stato poco nel letto mio. E allora ci devo morire. Fra mille anni magari, ma è là che devo morire. A Roma c'è una femmina che mi aspetta. Che manco te la sogni. Si chiama Ginetta. Ma a casa ci torno e ti porto pure sta foto a Cerignola. A me non mi frega la Russia. La colonna. Tu sta. Tu sta.
Помоги. Ты капи. Ты годится на ютарме. Аютаме, порко. Эй, ты русская свинья. Свинья ты и твоя мать. Я больше итальянец, чем ты. Итальянец, чего ж ты стоишь? Я замерзну. Черт, тебя дери. Прощай, я ухожу. Ты меня бросаешь, сволочь. Убирайся отсюда. Иди подыхать в Италию. Мне очень жаль, но ты не можешь идти. Сам понимаешь. Иди к черту, дурак, подыхай. А если доберешься до Италии, плюнь в рожу негодяям, которые нас сюда послали. Иди к дьяволу, мерзавец. Повесь их, сволочей. Перережь им глотки. Thank you.